Com'è rivedere questo film? Ci sono cose di 10 anni fa dentro questo film. Sì, esatto, dentro di 10 anni fa. Molto emozionante. E, se non sbaglio, è la seconda parte, diciamo, in qualche modo, è lo sviluppo di un'idea che tu avevi già portato sullo schermo, che era Postcards from Ukraine, no? Lo dici Giusto. anche all'inizio. Sì. Ma erano di più i personaggi in Postcards. Erano cinque. Qui invece tu hai deciso di concentrarti su due personaggi che sono sostanzialmente gli antipodi. Anna è un'idealista totale e Sergei è uno spregevole turbocapitalista, simpaticissimo, ma come hai deciso di concentrarti su di loro? Come è nata l'idea di sviluppare ulteriormente le loro storie, di seguirli? A me mi sembravano i più interessanti dei cinque personaggi che avevo già filmato in Postcards from Ukraine. Mi interessava il fatto che fossero appunto, come hai detto tu, agli antipodi, quasi speculari, che lui fosse un uomo e lei fosse una donna. Mi piaceva il fatto che fossero inseriti in quel periodo storico, potevano essere inseriti solo in quel periodo storico, perché Anna apparteneva a quel grosso movimento di volontari che erano anche supportati dalle nostre NGO che portavano appunto aiuto ai bambini in Donbass e non solo, mentre Sergei stava sfruttando questo momento di anarco-capitalismo che c'era in Ucraina, perché l'Ucraina si era appena liberata da degli oligarchi e quindi si stava aprendo al mercato e c'erano persone di quel tipo lì che stavano effettivamente avevano delle carte da giocare, potevano aver successo. E niente, ho raccontato l'Ucraina, cioè, ho cercato di raccontare l'Ucraina attraverso queste due persone, però sono anche rimasto molto aperto nei loro confronti e poi le storie sono andate tipo in modi che io non avevo assolutamente previsto. Non potevo prevedere che Sergei sarebbe andato al Bitcoin, non potevo sapere che la sua azienda sarebbe stata così di successo. Non potevo sapere che Anna si sarebbe innamorata di Yosha e sarebbe andata a vivere a Kiev. Insomma, l'idea iniziale è stata un I documentari si fanno come la vita, no? Lo diceva ieri Jana, sempre dall'Ucraina tra l'altro, o meglio da Mosca, ma con una radice forte in Ucraina. E quindi anche un pezzo della tua vita si è fatto in Ucraina, e del pezzo della tua vita fa impressione. E come stanno adesso? Perché comunque nel frattempo, cioè tu ti interrompi nel 2018, sono passati Anna ha 6 anni. partorito la terza bambina nella metropolitana durante l'attacco russo e poi adesso però vive con la famiglia in Svizzera, quindi sarà salva, mentre Sergei era già andato via ed è adesso da qualche parte vicino a Lisbona a fare Bitcoin. Non so niente niente di più preciso su di lui, però so che sta facendo quello. In questa scena finale fa impressione comunque il fatto che nello stesso spazio, che è uno spazio completamente artificiale, anche se è la riproduzione di uno spazio storico, loro vedano due cose completamente diverse. Ecco, ma la curiosità è ovviamente, ma poi si incontrano, tu li hai mai fatti incontrare loro? No, Non un sono, po'. non era neanche lo stesso giorno, o era lo stesso giorno? Ti desidero. Sì, è stata l'unica volta in cui. Sì, non era lo stesso giorno, però c'era poca differenza. Anna voleva veramente andare lì, Sergei voleva andare lì appunto per espandere l'attività. E quindi sì, è stato un po' il montaggio, l'ho un po' creato. Perché ho anche pensato che poi persone così non si incontrano veramente nella vita. Questa era un po' l'idea. Però, nel senso, quando ero in Ucraina sentivo molto questa cosa che in Europa non c'è, che era. Sentivo proprio il popolo che magari prima era unito da un'ideologia, prima dall'ideologia comunista, poi dall'ideologia nazionalista, però c'è una, un,
c'era un qualcosa che teneva tutti insieme, la sentivo questa cosa. E che in Europa non sento più tanto, è un'Europa più fatta di bolle, non so, c'è la bolla degli accademici, quella della bolla degli imprenditori, la bolla di questo, la bolla di quella, e sono tutte un po', si guardano tutte con sospetto. Mentre l'Ucraina era, c'era ancora questa cosa, ma stava iniziando a cambiare, quindi per me loro erano anche un po' il cambiamento di quel paese lì. Anche per quello l'ho trovato interessante. Bravo. Io sono sicuro che avete delle domande da fare. Insomma, non fate parlare sempre a me che poi... Quando lei ha fatto questo film, la più parte delle persone non avrebbe saputo indicare con l'indice sulla cartina geografica dove era l'Ucraina, paese poco interessante. Come mai ha scelto, a parte il precedente lavoro, cartolina all'Ucraina, questa nazione? Perché mi affascinava. Non è che sono un grande né esperto di storia né di geopolitica, anche se ho studiato in questi anni, però anche per il fatto che non stavo tanto bene con me stesso a 30 anni e non trovavo delle risposte che mi soddisfacessero in Europa, e quindi ho cercato in altri posti delle risposte, anche proprio la mia vita, quindi l'ho fatto anche per motivi all'inizio puramente egoistici, e mi ero reso conto che lì stavo imparando un sacco di cose, non solo mi stavo facendo una coscienza politica, ma stavo proprio anche imparando delle cose anche a livello spirituale, su come vivere, e quindi sì, cioè, ed è per questo sono stato anche molto aperto nei loro confronti, perché proprio per una questione di rispetto, ecco. E quindi insomma c'era questa sorta di scambio e stava funzionando, cioè nel senso io imparavo da loro, a loro piaceva come giravo io, e niente, li ho trovati molto aperti nei miei confronti. Poi come ci sono finito era perché ero in un gruppo di Genova che si chiama Port Royal, avevamo fatto due tour, uno nel 2010 e uno nel 2012, e nel 2012 avevamo toccato tipo 14 città, e insomma è da lì è nata l'infatuazione per il paese. Poi ho avuto una relazione con una giornalista che riportava la guerra, la rivoluzione di Maidan. Io ero rimasto impressionatissimo dalla rivoluzione, e da lì ho iniziato a riprendere dei personaggi, sono andato a Donetsk, sono andato a Lugansk, e insomma questa è un po' la storia, diciamo, poche parole. Appunto, com'è stato il passaggio dalla musica al cinema, per esempio? Io non ero musicista, ero nel gruppo, ma ero il visual artist. Io mandavo le immagini del concerto, facevo i videoclip, e loro erano anche come me affascinati dall'est, dalla cultura russo, ucraina. Adesso non piacerebbe molto. Poi l'Ucraina in questi anni ha cercato anche molto di smarcarsi dalla cultura russa, però insomma nel 2010 era in piena era Yanukovych, era ancora molto sotto la sfera di influenza. Ti sei più tornato in Ucraina dopo? No, sono stato a casa del mio montatore fino al luglio del 2020, abbiamo montato il film a Irpin, che è vicino a Bucha, proprio di fronte, alla città dove Pasternak scrisse il dottor Zivago,
anche bello, era carino. E niente, poi non so, sarei voluto tornare, volevo finire lì il film, però poi ho detto no, è troppo dispendioso e lo finisco a Berlino. Il film è rimasto bloccato in Ucraina per 3 anni, metà della post-produzione è andata in guerra, quindi ho dovuto finirlo a Berlino. Un leggero problema di frame rate, infatti ho visto, ho assistito anche alla proiezione, ma ho sofferto molto. Non lo so, nel PCP c'era qualcosa, un problema di compatibilità con il scattava sulle panoramiche. Però magari non solo una cosa che vedevo io, quindi. No, ma purtroppo no. No, però diciamo che rientrava un po' nell'estetica di materiali anche raccolti in condizioni non sempre, no? Quindi uno poteva. Spero di non ripetere la domanda perché ero uscito un attimo a telefonare. E il film lo hai scritto strada facendo o è stato scritto prima di cominciare a girare? Avevi già un plot in testa di più o meno una struttura di cosa doveva essere il film? Avevo questa idea di base di parlare di questi due personaggi agli antipodi l'uno con l'altro e di parlare, di dare un po' l'idea dello spaccato della società attraverso loro due. Poi il resto è tutta arte esplorativa, nel senso che io esploravo con loro. Devo dire che la Directory Films ucraina mi ha dato anche, mi davano dei consigli, però mi hanno lasciato la quasi totale libertà di fare quello che volevo. Poi comunque a volte i documentaristi fanno fare un po' le cose ai protagonisti e nel mio caso non era assolutamente così, cioè io mi dicevano oggi andiamo qua, oggi andiamo là e io andavo lì con la camera e passavo lì ore e ore finché non sentivo che succedeva qualcosa di interessante, anche perché Sergei non c'è verso di dire a Sergei cosa fare, anche ad Anna in realtà, quindi cioè, da quel punto neanche se avessi voluto sarebbero state comunque situazioni del tutto ingestibili. Anche perché ti hanno portato in Svizzera, sì, a Londra, cioè nel senso soprattutto Sergei, perché Anna è abbastanza a chilometro zero. Esatto. È vero, sì. Poi ci sono state anche delle belle, tipo Naomi Brockwell, che è la moderator, quella di Davos, quella ragazza con il caschetto rosso. Sì. E praticamente c'era gente che preparava quella conferenza da anni e loro l'hanno preparata in 3 settimane. E gliel'hanno detto e lei ha detto, ma qua la gente non si rende conto che voi siete completamente pazzi. E questo mi ha ricordato anche un po', sai l'Italia del boom? Sai, tipo un pochino, sì. Ha ricordato un po', cioè, chiaramente la versione più estrema, la spregiudicatezza. Di Totò e Peppino che vedono la fontana. Esatto, il sorpasso, sai quel tipo lì. Sì, mi ha anche un po' ricordato l'Ucraina, l'Italia del boom, che io ho conosciuto attraverso i film, tra l'altro, però. Adesso la tua speranza è di poter eventualmente fare un terzo una terza parte qualora se dovesse finire la guerra. Ma speranza potrei farla, in realtà potrei fare qualcosa che riguarda magari i ricordi di Sergei ed Anna, ora che uno è in Svizzera e l'altro è a Lisbona, e magari pensare magari di andare là. Non lo so, qualche idea, però non
non so se farò un altro capitolo necessariamente, anche perché poi c'è stato un tale sfruttamento mediatico che già negli ultimi anni, soprattutto dopo l'aggressione russa, è stato tutto ridotto a delle narrative così a bassa definizione che mi ferisce proprio vederlo sui giornali. Quindi non lo so. Innanzitutto complimenti e una curiosità. Sergei e Anna, come li hai conosciuti? Avevi già dei dati su di loro per permetterti di avviare questo lavoro? Grazie. No, Anna era amica di un'amica di una ragazza che era venuta ai nostri concerti a Lugansk, tra l'altro. Avevamo fatto un concerto a Lugansk. E niente, lei era un'attivista di Donetsk e io all'inizio era molto timida, non voleva essere ripresa, poi si è aperta sempre di più. Nel 2014 poi è andata a votare ed è stata rapita. E da lì mi sono anche fatto dei problemi morali su quello che stavo facendo, perché insomma c'ero anch'io a Donetsk, io sono riuscito a scappare, ma lei è stata rapita dai separatisti in piena notte. È stato un po' un assaggio dello stalinismo. E quindi niente, lei è un'amica di un'amica e fortunatamente è una donna molto forte e ne è uscita, insomma sta bene, ma anche scritta, anche molto contenta, mi ha detto che riesce anche a capire alcune sbagli di ragionamento che faceva, alcune e lì è buffo perché la stavo riprendendo nella metropolitana e mentre lei prende la metropolitana io mi giro e c'è Sergei che entra dalla metropolitana e mi dice "What are you doing?" e praticamente è stato un po' come tipo Sliding Doors il film, cioè lei entra, Sergei mi vede e Sergei ci conosciamo in questo modo, ecco, non Sergei era alla rivoluzione di Maidan, ma non era un attivista. Anna era proprio un attivista, anche se non era un attivista dei più, insomma, dei più ferventi, diciamo. E quindi è stato anche molto cinematografico come è successo. Avete altre curiosità? Ti vedo molto teso e... No, sei concentrato. Sono disipato. Se non abbiamo altre domande, forse ringraziamo Sieva con un bel applauso di nuovo. Grazie a voi, grazie per aver accompagnato finalmente anche da noi in questo film, finalmente si è sbloccato e speriamo appunto che tu possa di nuovo continuare a lavorare su progetti simili a questo o in continuo con questo. E vi ricordo di votare il film mentre uscite, che non l'ho detto prima, e dopo vi sgridano. Grazie a tutti, bocca al lupo per il festival.